per cominciare con il programma del pomeriggio. Questo è Alessandro Cerzolico con il Zigulit numero 3 Corsa, giubba nero gialla per Alessandro Cerzolico. Questa è la giubba storica di Sandro Pini, numero 4 per Puglossa, e il numero 2 per Ultimo Paro, con Salvo Vicino che va a sostituire Sebastiano Murtas. Quindi ve li leggo, non corre, luci del mortavuto e Banzai sono ritirati. Quindi troviamo con il numero 1 Cupido Mio Piras, con il numero 2 Ultimo Paio lo monta Salvo Vicino anziché Sebastiano Murtas, e con il numero 3 Zigulite Alessandro Cerzosimo, e con il numero 4 Curiosa con Chiti di rincorsa. Questo intanto è Zigulite e Alessandro Cerzosimo. Questa prima corsa del pomeriggio. Prima delle tre corse in programma questo pomeriggio della pista. Ripeto, Luci del Monte Auto e Banzai non corrono. E Salvo Vicino monta Ultimo Paio al posto di Sebastiano Murtas, che deve smaltire la botta di Mociano dell'altro giorno, ma non è niente di che. Cerco anche di scartare anche posto, Zigulite, dove l'hai visto? Questo è Ultimo Paio con Salvo Vicino, eccolo qua. Numero 2, numero 3 per Zigulite. Prima corsa del pomeriggio, vi avete visto, vi ho messo la foto dei partenti, è proprio sotto il filmato, quindi basta scorrere un attimo e vi andate a vedere. Sono in 4, anzi 6. Qua agli ordini di questo signore qui, Angelo De Pao. Sentiamoci qui, tiriamo giusto la sommatura in modo che sia una bella partenza. Ora tirano il canale perché tanto sono tutti a passo. Eccoci. Alessandro Iri. Il veterano, quindi ripetiamo: numero 1 Cupido Mio Stefano Piras, numero 2 Ultimo Paio Salvo Vicino, numero 3 Zigulit Alessandro Cerzosimo, e numero 4 di rincorsa Curiosa con Alessandro Chiti. Sono i 4 cavalli che disputeranno questa prima corsa qui, la pista dello stadio di Montroni d'Arbia. Intanto sentite probabilmente la voce della Pioli. Tra l'altro appunto la
seconda delle due forze in programma questa mattina, per la Maiuzza di Segno, Salvo Vicino, che va a sostituire la Monca di Sebastiano, Monca sul sull'ultimo baio, quindi Zigulit e Curiosa. Zigulit con Alessandro Cenzolino, Curiosa con Alessandro Cenzolino. Bene, quindi aspettiamo che De Paolo li chiama al canape. Primo, ripeto, cupido mio, Stefano Pilas. A seguire, scusate ma cerco di mettere la macchina fotografica pronta all'uso, secondo, ultimo paio Vicino, terzo Zigulit, Cersosi e Chiti con Curiosa. Di rincorsa, eccolo va, Stefano Pilas con cupido mio. Vediamo come la intende. Vediamo come la prende Alessandro, cerca di prenderli un attimo un contropiede, come è giusto che sia, l'esperienza a voragine non manca, ormai è tante voragine anche lui, con questa Curiosa. Cerca di dargli anche una inquadrata. Ha vinto. Eccoli. Se va in testa ancora. Salvo Vicino, ultimo baio. Secondo è Zigulit, terzo cupido mio. Ancora la prima è per lui, la seconda è ancora per Cersosi, ma con Zigulit. Che lo fa pace, il tuo paio, tra di noi. Vediamo. Vediamo se. Ancora a condurre l'ultimo paio con Salvo Vicino, ma ancora per essere all'esterno, attacca con il figlio mio. Ancora il Cersosi comunque in seconda posizione. Ha finito il secondo giro facile. Prova. Prova Alessandro Cersosi, lo sta montando molto bene sto ragazzo, io ve lo dico anche ora. Non vuol dire niente questo ultimo paio e Zigulit non è una corsa come qualità di avalli. Si fa vincere. Cascato Stefano Pino. Quindi scriviamo subito. Ancora è a posto. Quindi allora scusate, io scrivo un attimo, però eccolo qua. Scusate se io sono come sempre me ne vado a dimenticare, quindi ultimo paio, primo, secondo Zigulit e terzo è Curiosa. Ok, eccolo là, Salvo. Lontano, si è messo proprio dietro là.
Ok, bene, tutto. Aspettiamo la seconda batteria del pomeriggio. A fra poco.